Amici sportivi, non ci eravamo accorti di essere già in diretta, siamo qui al mitico, storico comunale di Viale Regina Margherita ad Acireale, dove fra qualche istante avrà inizio l'incontro di calcio fra il Real ACI e lo Scordia, una partita molto importante come tutte le partite che lo Scordia affronta in questa stagione. Oggi sono in palio tre punti fondamentali per credere ancora nell'obiettivo finale, che è quello di vincere questo campionato, anche se c'è da guardare sempre avanti perché le distanze sono sempre importanti, però oggi è davvero un crocevia fondamentale. Siamo nell'area antistante gli spogliatoi, le squadre stanno per uscire dai loro rispettivi spogliatoi agli ordini del direttore di gara, e dunque siamo qui a seguire questa partita con mister Pensa Bene, che ha schierato la migliore formazione possibile, con in porta Federico Valenti, dunque la difesa a tre che dovrebbe essere formata da D'Angelo, Cassaro e Tarantino, poi Godino, mentre sulla destra giocherà Campagna e sulla sinistra il modulo prevede appunto l'impiego di Talotta. A centrocampo, nella zona nevralgica del campo, c'è Provenzano insieme a Zumbo e dunque Elamrui ovviamente a supporto dei due attaccanti, che sono Davide Carioto e Maurizio Nassi. Dunque la migliore formazione possibile per quello che riguarda la squadra. Non ci sono dubbi dunque per Andrea Pensabene, mentre qualche istante fa, durante la fase di riscaldamento, si è fatto male Rasà, giocatore della formazione di casa, e al suo posto entrerà Cutuli, quindi c'è stato un cambiamento in corsa per quanto riguarda la formazione del Real ACI. È quasi tutto pronto per iniziare questa partita, il direttore di gara che ancora non è entrato negli spogliatoi, e dunque per il momento possiamo chiudere questo primo collegamento ricordandovi che alle 15 inizierà qui al comunale di Viale Regina Margherita di Acireale l'incontro fra Real ACI, che giocherà in completo granata, e lo Scordia, che oggi giocherà in completo bianco. A dopo.